Invita il reportammo ai tuoi eventi o sii nostro sponsor. Per contattarci basta cercarci su Facebook al profilo reportammo o chiamaci al 331-8224-052. Reportammo, il video reportage di una fotoreporter, la cronaca libera. Siamo al 26 ottobre 2012 e in Sicilia è tempo di votazioni. Ci prepariamo domenica 28 a votare per le regionali. È un periodo molto caldo, molto difficile, perché difficile è la situazione che ormai riversa la Sicilia e l'intera Italia. Ed ecco che proprio per sostenere questo periodo, un prete palermitano, padre Giacomo Ribaudo, ha deciso di fare sciopero della fame. Sciopero della fame per sensibilizzare i fedeli e non ad andare a votare, perché se non si vota non cambierà mai niente. E lui, da semplice prete, ha fatto sciopero della fame e ha anche scritto un articolo dove spiegava perché lo faceva. E inoltre ha organizzato una sfilata con le candele in piena notte nei luoghi simbolo del potere a Palermo per sottolineare quanto sia importante votare, quanto sia importante cambiare le cose. Allora, vorrei intanto ringraziare, per favore silenzio, tutti i partecipanti a questa fiaccolata. Non siamo certamente moltissime, visto i giorni di campagna elettorale in cui gli impegni spostano i cittadini da una parte all'altra del paese, della città e della Sicilia, ma non siamo neanche pochissime e quindi siamo una forza. Questo digiuno e questa sfilata di questa sera non può e non deve finire qui. Sarei felice se qualcuno prendesse l'iniziativa, io non posso perché la mia missione mi porta altrove, della costituzione di un comitato cittadino, ma se fosse possibile anche regionale, per la purificazione, potremmo dire anche con una parola più popolare, la purga del sistema politico isolano. C'è di più. Se c'è qualche giurista o qualche politico competente, penso lo siano i due amici che in questo momento mi stanno accanto, che sono su due posizioni politiche diverse, perché a me non interessava questa sera sottolineare una lista, un nome o altro, interessava dire una parola di protesta da un lato nei confronti di quello che è l'attuale situazione e dall'altro lato di proposta di un modo nuovo di fare politica. Vorrei capire da incompetente se fosse possibile organizzare con un comitato come quello a cui ho accennato poc'anzi o con altra gente un referendum popolare in cui si chieda, se il referendum dovesse avere la vittoria, proprio quello che chiediamo noi questa sera, quello per cui sto compiendo questo piccolo sacrificio di rimanere senza mangiare alcuni giorni. Leggo nel cartellone,
il mio digiuno per stipendi ai deputati ridotti al 50%, parlamentari ridotti del 50%, cittadini che votino secondo coscienza, ma che votino. Qualcuno, qualche eminente personalità, in questi giorni ha emanato un comunicato dicendo che essi, quelli del suo schieramento, vorranno fare meglio e di più di quello che chiediamo noi. Ma io non è che potevo fare un digiuno per una richiesta lunga una pagina, mi sono fermato a tre punti che ritengo indispensabili per una rifondazione della politica. Intanto siamo pochi, è vero, però contemporaneamente possiamo essere, ormai esistono i Facebook e le email e possiamo facilmente arrivare a tantissima gente. Esiste una mentalità in questo momento in noi siciliani e chi sta girando per propaganda elettorale se ne è già ampiamente accorto, in cui la convinzione è che è meglio non votare perché tanto tutto è inutile, il che significa come se un malato in un ospedale, sol perché deve subire un intervento, magari rischioso, magari costoso, si dice non facciamo più niente perché tanto tutto è inutile. Dobbiamo scrollarci di dosso questo disfattismo che ha distrutto come un virus terribile la nostra terra e per cui la Sicilia è non quello che dovrebbe essere, quello che merita di essere, ma qualcosa di infimo veramente nel campo della storia, dell'economia, purtroppo adesso anche della religione. C'è di più. La mia preoccupazione grande è che sorga, adesso c'è qualche movimento popolare che è il sapore dell'anarchia, ma che possa sorgere un giorno un altro tipo di comunismo peggiore di quello che c'è stato. Perché? Con la scusa di difendere le cause dei poveri, il Partito Comunista e Nazioni, che adesso hanno aderito, si sono appropriati di interessi enormi e hanno fatto né più né meno di quello che fanno i peggiori capitalisti. Attenzione, l'Italia è rimasta nella Democrazia Cristiana e i partiti del famoso pentapartito per decenni, però poi quando crollò il muro di Berlino crollò pure la Democrazia Cristiana. Gli storici del futuro accuseranno quella generazione in maniera pesante perché quello che si è fatto, nasce il dubbio, si è fatto perché eravamo come cristiani veramente convinti delle riforme che si sono operati a favore dei pensionati, a favore degli anziani, a favore degli handicappati. Vi ricordate che negli anni 70 e 80 ogni anno era dedicato a una categoria con erogazioni abbondanti da parte dello Stato e della Regione per quella categoria? È stata una festa. Peccato che la festa non è durata, un po' perché gli italiani siamo bravi a approfittare del denaro pubblico per poter fare i nostri capricci e per poter rubare come vogliamo, ma un po' anche, molto, perché finito il comunismo è come se fossero finite le motivazioni, la grinta, i valori, come se l'unico valore fosse lottare contro, come se l'uomo fosse nato per lottare contro qualcuno anziché per fare crescere tutti. Questo credo che sia estremamente importante. Pensavo proprio oggi, tutta la giornata ci ho pensato, alle parole sublimi della Bibbia, dell'Apostolo San Giacomo, quando si dice se viene un povero e tu gli dici va, riscaldati e mangia senza dargli nulla, tu non hai adempiuto la legge di Cristo. E più sotto aggiunge il grande apostolo, le urla dei mietitori
gridano al cospetto di Dio. Le vostre ricchezze saranno divorate dalle tarme. È Bibbia anche questa. Dobbiamo partire dalla convinzione che chiunque è all'interno dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli deve avere la coscienza che deve operare secondo lo spirito di servizio e se è cristiano o si professa cristiano, secondo lo spirito del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa. Laddove ci si appropria perché si dispone del potere di potersene appropriare di somme ingenti per i propri stipendi, per i propri capricci, per i propri privilegi, per i propri lussi, evidentemente siamo non solo fuori del Vangelo, ma siamo anche fuori dal senso più comune di quello che è il senso dell'umanità, della solidarietà, della fratellanza. Nel 1789, per chi si ricorda la storia, è scoppiata una grande rivoluzione in Francia, che è la rivoluzione, la famosa rivoluzione francese. E che cosa dicevano i rivoluzionari? Fraternità, uguaglianza e libertà. Liberté, fraternité, égalité. Siamo un principio cristiano, possiamo dire, anche se i metodi usati in quell'occasione furono pessimi e quindi poi sappiamo che salì Napoleone e fece scempio della stessa rivoluzione. Bisogna che seriamente ci si impegni e che si vedano uomini nuovi che sappiano portare avanti la giustizia e la pace in mezzo a questa povera terra. Non ho intenzione di parlare a lungo, anzi ho terminato. Continuerò altri 2 giorni il mio digiuno volontario, ringraziandovi ancora della solidarietà che mi avete dimostrato in questi giorni e facendovi presente un'ultima cosa. In questa mia vicenda di questi giorni, pur essendo stati tutti largamente informati, c'è stato un boicottaggio quasi assoluto della nostra iniziativa. Questo non è un caso. Noi non abbiamo chiesto un favore o qualcosa per una categoria di persone oppure uno schieramento. Noi ci siamo schierati contro il potere, le sedi del potere e gli abusi del potere. Questo al potere non può fare piacere. Evidentemente neanche ai giornali, perché i giornali, essendo finanziati dal potere, naturalmente hanno paura di non essere più finanziati dal potere e quindi difendono il potere. È un gatto che si morde la coda. Questo circolo vizioso bisogna che si spezzi attraverso dei cittadini che, cristiani o nonno, abbiano il senso dell'etica, il senso del servizio, il senso del bene comune, valori che purtroppo stanno scomparendo e abbiamo l'obbligo morale di portarli avanti. Che Dio ci protegga, che Dio ci aiuti, che Dio salvi la nostra Sicilia. Concludiamo la nostra manifestazione gridando insieme: viva la Sicilia! Viva la Sicilia! Viva Palermo! Viva Palermo! Viva la nostra isola! Viva la nostra isola! Viva l'Italia! Viva l'Italia! E viva l'Europa! Viva l'Europa! E fuori mangiatori. Questo ufficialmente lo io posso dire, mo parlare a me ci vuole qua. Portarlo ai tuoi eventi o sii nostro sponsor. Per contattarci basta cercarci su Facebook al profilo Reportammo o chiamaci al 331 82 24 052. Reportammo, il video reportage di una fotoreporter, la cronaca libera.